Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale. Sono Alessandro Bellini, questo è il canale su SOLIDWORKS Simulation. In questo video di oggi vorrei farvi vedere come impostare un'analisi non lineare su un modello con elasticità non lineare. Cosa intendo? Vediamolo meglio. Fondamentalmente ho un materiale dove il comportamento in compressione e in tensione differisce, quindi fondamentalmente altamente non lineare, e voglio utilizzare questo tipo di curva, questo tipo di materiale dentro la simulation. Allora, iniziamo da questo setup che ho già fatto, ma lo ricreerò da zero anche per darvi modo di capire quali sono i passaggi fondamentali. Innanzitutto si crea un nuovo studio non lineare e statico, chiaramente. Do ok. La prima cosa che devo fare è creare il modello del materiale corretto. In questo caso, quindi, applicherò un modello. Prendiamo ad esempio, potremmo prendere un materiale di riferimento come questo, copiarlo e per esempio mettiamolo in una cartella apposta. Qui avevo già creato, se non sbaglio, perfetto, questo. Lo incollo. Vedete, qui poi potete chiaramente personalizzare il nome, mettiamo test 1, e la cosa più importante è cambiare il modello del materiale, quindi il modello matematico con cui Simulation analizzerà questo oggetto. In questo caso vediamo proprio non linear elastic. Perché? Perché è il modello di riferimento per poter utilizzare quella curva che abbiamo visto. Qui prendiamo per esempio il tensile strength, lo possiamo anche vedere da qua. Prendo questi valori, me li copio, vediamo semplice CTRL C. Ok, prendiamo la tabella stress strain, dobbiamo creare la curva stress strain, ovvero la curva deformazione, tensione o compressione in questo caso. Quindi semplicemente faccio un CTRL V, vedete che ho i valori graficati, posso anche vederne una preview, vedete, molto semplice, molto immediato, e in questo caso posso verificare se effettivamente i valori sono corretti, sono stati inseriti in modo corretto con gli assi corretti e tutti i valori. Bene, qua chiaramente poi salvo il materiale, lo applico e conclude la parte di assegnazione. Chiaramente qui non ho un setup particolarmente complicato, è giusto per farvi vedere appunto come utilizzare questo tipo di analisi. Blocco da questa parte, qui posso per esempio creare una forza, mettiamola in direzione per esempio verticale, cambiamone il verso e mettiamo ad esempio 5000 newton. Questo semplicemente per creare un setup dove creeremo su queste due superfici, creeremo una compressione e una tensione, quindi per vedere in modo distinto i due effetti. La mesh che utilizzeremo sarà quella standard. Eventualmente qui ci può interessare comunque applicare un controllo mesh per infittire appunto e per avere più precisione. Quindi applichiamo un controllo mesh su queste due superfici, possiamo anche infittirlo leggermente, ricreo la mesh standard e vedete in queste zone ho applicato, ho più nodi rispetto al resto. Ok, nascondiamo i simboli di controllo, perfetto. Ok, e anche questi dei vincoli, perfetto. A questo punto va settata l'analisi non lineare. Il passaggio fondamentale, ma su cui non starò troppo in questo video, consiste nel dichiarare l'autostepping, ovvero come arrivare con step vari, con successive iterazioni a quel carico che abbiamo definito. Perché nell'analisi non lineare fondamentalmente dobbiamo immaginarci di applicare per gradi i carichi alla simulazione. Questo va fatto in questa maniera, quindi prima di tutto scegliere il primo time step,
quindi l'istante temporale iniziale, e poi avere un range tra un minimo e un massimo. Generalmente poi il massimo ci serve per avere un limite superiore. Quindi per esempio in questa simulazione vado da 0 a 1, vedete bene nelle caselline, con un massimo di passaggio 0,1, ovvero del 10%, quindi non supererò mai un 10% di incremento da uno step a un altro. Chiaramente poi questo è modificabile. Qui trovo anche gli adjustments, ovvero quante volte posso modificare questo passaggio in automatico e così via. Per adesso quello che mi interessa farvi vedere è questo, poi vedremo con un approfondimento sulla parte non lineare questo tipo di settaggi. Ok, a questo punto faccio il run, questo perché per farvi vedere, per farvi apprezzare anche quello che succede con il salutatore. Questo tipo di analisi in realtà è molto molto semplice, molto veloce. La cosa interessante è che, come vedete, è possibile anche visualizzare i risultati mentre il software sta calcolando, e quindi fondamentalmente vedere passo passo quello che succede. Vedete che siamo al plot step numero 3, 0,07 secondi della simulazione. Ricordiamoci che abbiamo impostato da 0 a 1, che è il default. Quindi vedete che via via si sta piegando il mio oggetto. E via via Simulation aggiorna i dati del plot e mi fa vedere cosa sta succedendo. Questo è molto importante perché chiaramente non in questo caso dove è una simulazione molto semplice, ma se ho simulazioni molto complicate è bene avere sott'occhio quello che sta succedendo anche per non perdere tempo. Se mi accorgo dopo 10 minuti, dopo 5 minuti che c'è qualcosa che non sta funzionando, posso cancellare e ripartire ricontrollando la simulazione. O chiaramente posso verificare via via se i valori hanno un senso rispetto a quello che sto facendo. Quindi è molto importante la visualizzazione, diciamo, real time, proprio perché mi serve come aiuto per risolvere, diciamo, eventuali problematiche o comunque per avere delle conferme. Vediamo che siamo arrivati quasi in fondo. Ancora qualche secondo. Bene. A questo punto possiamo interrogare i risultati. Vado sull'analisi già che ho preparato anche per darvi ulteriori informazioni per quanto riguarda il post-processing. In questo caso stiamo vedendo chiaramente von Mises, lo vediamo anche da qua in megapascal. È sicuramente interessante in questo tipo di situazioni poter verificare, per esempio, in modo separato P1 e P3, perché P1 è lo stress per convenzione. È lo stress massimo in tensione. Quindi con P1, e lo possiamo scegliere dalla definizione del plot, vedete qua ho una lista di stress selezionabili, in questo caso ho messo P1 invece di von Mises. P1, dicevo, è il massimo stress in tensione, questo per convenzione. Quindi matematicamente il software calcola localmente per ogni elemento e per ogni nodo lo stress massimo in tensione e viene chiamata appunto P1 o sigma 1. Quindi vedete che è molto interessante questo grafico perché mette in risalto la tensione che si crea dovuta appunto a questo spostamento, a questa forza che ho applicato. Quindi sicuramente è intuitivo capire che la tensione in questo caso sarà su questa parte, su questa faccia superiore e su questo raccordo. Tra l'altro qui con un doppio clic si può per esempio mettere in risalto il massimo, giusto per avere anche subito un riscontro. Siamo a 173 megapascal. Se andiamo a vedere tramite i dati che ho inserito, prendiamo sempre questo, il massimo, diciamo, valore è 172, quindi siamo veramente al limite della rottura. Ma vediamo anche P3, quindi nella stessa maniera io posso, per esempio, copiarmi questo grafico, farne uno, diciamo, identico, ma dove poi vado magari a mettere in risalto P3. Quindi in questo caso P3, se vogliamo, qui possiamo anche, diciamo, girare i colori. Magari è più interessante vederlo chiaramente al solito. Perché girare i valori? Perché in questo caso P3 è sempre negativo, è sempre in compressione. È esattamente l'opposto di P1, è sempre il valore massimo di stress per ogni elemento in compressione. Quindi ancora una volta
ho un massimo, però siccome è negativo, il grafico di default mi dà il blu sulla parte, diciamo, sul valore più basso, mentre girando i valori posso riottenere in modo intuitivo qualcosa di molto più interessante. Quindi, ancora una volta, vediamo che con P3 metto in risalto un qualche cos'altro, in questo caso appunto il massimo delle compressioni, che ovviamente per via della piegatura accadrà in questa posizione. E vedete che anche i valori sono diversi, perché è stato sfruttato proprio quella tabella che vedevamo all'inizio, ovvero questa. Questo tipo di tabella, chiaramente, dal punto di vista del materiale, è già chiaramente caricata, ma è anche interessante utilizzarla, per esempio, per vedere il fattore di sicurezza, ovvero siccome siamo in un'analisi non lineare. Quello che mi interessa è vedere i due fattori di sicurezza separati. Quindi, in questo caso, quello che ho fatto è calcolare direttamente il fattore di sicurezza per la tensione e per la compressione in modo separati. Come si fa? Molto semplice. Si crea, allora, innanzitutto, si crea da tasto destro qui sopra Results Equations, cioè si crea un plot con un'equazione. L'equazione in questo caso, molto semplice, la vediamo qua, è semplicemente fare il rapporto tra il valore massimo di tensione applicabile a questo materiale diviso chiaramente il più 1, e chiaramente in modo assoluto per avere dei valori positivi. E quindi qui vedete che il grafico mi dà dei valori da 0,99, quindi chiaramente siamo al limite, ormai si sta per rompere o è già rotto, fino a 15 di sicurezza, quindi chiaramente in altre zone. La stessa cosa può essere fatta in modo analogo per la compressione, ma chiaramente, come vedete qua, la cosa interessante è utilizzare un altro valore, perché chiaramente, riprendiamo la curva di prima, chiaramente in compressione avrò un altro limite. Questo può fa riferimento chiaramente alla teoria di Moore Coulomb, ovvero ho due limiti diversi per la compressione e per la tensione nello stesso materiale. E quindi in questo caso posso vedere due fattori di sicurezza distinti. Quindi anche qui cosa ho fatto? Ho utilizzato il valore massimo di compressione accettabile diviso P3. E quindi ancora, chiaramente ho messo tutto in valore assoluto, ancora una volta ottengo dei valori di fattori di sicurezza positivi. Quindi vedete anche qua è abbastanza chiaro la zona dove ho più rischio, diciamo, però in questo caso, siccome i valori, il comportamento è diverso, ho 1,15, quindi qui sotto sono ancora in sicurezza. Chiaramente questo poi può portare a ragionamenti sul materiale, sugli spessori, eccetera. Però semplicemente questo è il fatto per questo video è fatto per farvi capire come applicare appunto questo tipo di materiali nella simulazione, ovvero materiali dove abbiamo la curva ma con due comportamenti diversi in compressione e in tensione. Bene, con questo è tutto per questo video, vi ringrazio ancora, al prossimo video. Ciao a tutti.